Ciao, Pete. Salve. Hep. Salve, Hep. Hai dato un bello spettacolo. Sì, è vero. Siediti. Va bene. Grazie. Sì. Ho salvato la pelle ad Al, questo è certo. Ah, peccato per il mio motore di sinistra, sai. Il mio serbatoio è saltato come... Scusi un attimo. Stai comodo così, Pete? Sì, sì. Beh. Senta, ma come ne sono uscito vivo? Non ne sei uscito vivo. Ah, no, eh? Mm-hmm. Il mio aereo è esploso, questo lo ricordo. Già, una palla di fuoco. Sì. E ora sono seduto in un bosco a farmi tagliare i capelli. Beh, o sono morto o sono pazzo. Non sei pazzo, Pete. Heb? Non devi pensare che io stia dubitando della tua buona fede, niente del genere. Io vorrei solo riuscire a capire una cosa. D'accordo? D'accordo. D'accordo. Sono morto? Proprio così. Morto. Esatto. Le vasette non toccarle. Che imbecille ho finito per essere. Morto. Hai capito che roba? Dorinda. Ancora non l'è passata. Beh, spero proprio di no. Sono morto da quanto? Da 20 minuti? Ma sì e no. Laggiù credono che siano 6 mesi. Il tempo è una cosa curiosa, Pete. Molto più buffo di quanto Einstein avesse pensato. Sì? E come l'ha presa? Credo che così vada bene. Dov'ero rimasta? Il tempo è una cosa curiosa. Ah, sì, ecco. Anche lo spazio non scherza. Comunque, da quando sei esploso 5 mesi fa... Credevo avesse detto 6. Sì, ma era allora. Ti sto dicendo tutto nell'ordine sbagliato, mi dispiace. Quello che devo spiegarti è... Ehi, guardi! Ho fatto il mio primo volo da solo in un aereo così. È vero! Ah, il primo volo! È vero! Accidenti, ragazzi, se ero nervoso. Ma vuole sapere una cosa interessante? Una volta in aria, mi sono sentito un veterano. Era impossibile commettere qualche errore. Io pilotavo quell'aereo come Fats Waller suona il piano. Ho sorvolato il campo. E poi ho effettuato una perfetta scivolata d'ala nel vento e sono atterrato dolcemente come una foglia. Proprio così. E tu credi di averlo fatto tutto da solo? Beh, certo, lassù con me non c'era nessuno. C'era, Pete. C'era? C'era qualcuno come te. E dietro a lui c'era qualcun altro. Magari qualcuno che forse aveva imparato a volare su una specie di aquilone a motore senza coda. E se ci pensi, tu lo sapevi. Anche se lo chiamavi con una parola diversa. Davvero? Quale parola? È la cosa su cui i piloti, i pianisti e tutti gli altri fanno affidamento. Anelano di avere, pregano per averla. E molto spesso, proprio quando ne hanno più bisogno, la trovano. Gli arriva come un alito. È il significato stesso della parola. Spiritus. L'alito divino. L'ispirazione. L'ispirazione, sì. E adesso tocca a te cederla. Ecco come funziona tutta la faccenda. Tutta la faccenda funziona così, eh?
Allora io dovrei dare l'ispirazione a qualche pilota. Sì, ma non ritornerai solo per fare l'istruttore. Questa è solo una parte della cosa. Beh, ma come può funzionare se sono... Quando avrai imparato, ti sentiranno nella loro mente, come se fosse un pensiero. Ingegnoso. Ingegnoso. Ma ricorda, Pete, tu hai avuto la tua vita, buona o cattiva. E tutto ciò che farai per te stesso adesso sarà una dispersione di spirito. Ah, quello è il tuo ragazzo.